Buonasera a tutti, bentrovati ad una nuova puntata di TV City Interactive con i nostri approfondimenti. Oggi parliamo di bambini, salute, parliamo di bambini e coronavirus. In questo periodo i numeri di telefono più battuti saranno stati assolutamente senza dubbio quelli dei pediatri. Non a caso abbiamo invitato qui il dottor Eugenio Sigliocco, lo specialista in pediatria. Buonasera, dottore. Buonasera, grazie. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito ed abbiamo invitato delle mamme. Adesso vedete la prima mamma qui in studio con noi, ma ne abbiamo anche altre che si avvicenderanno per fare delle domande Salve. relative a questo periodo al nostro dottore che tanto gentilmente ha accettato di partecipare al programma. Allora, dottore, prima di parlare con mamma Patrizia, giusto? Certo, sì, Patrizia, mamma Patrizia, di tu sei la mamma? Genia, 5 anni, e Giulia, 21 mesi. Perfetto, due piccole bimbe. Allora, dottore, in questo periodo le chiediamo, noi non vogliamo affrontare il tema del coronavirus dal punto di vista scientifico, ma vogliamo delle risposte a delle mamme, ecco, capire come comportarsi in questo periodo di grande apprensione, più del dovuto, perché le mamme, noi mamme, siamo già molto ansiose di nostro, ecco, quindi in questo periodo si saranno amplificate le ansie. È giusto, è umano. Quanto ha squillato il suo telefono in questo periodo? Fortunatamente è un periodo tranquillo per i bimbi e non so se per timore, ma finito il tipico virus influenzale del periodo di dicembre, gennaio, inizio febbraio. Poi si è tranquillizzata e poi sono le piccole patologie delle prime vie aeree in questo periodo. Sicuramente il Covid-19 ha preso il sopravvento su tutto in questo momento. Dottore, quali sono appunto i sintomi, se possiamo chiarire un po' alle mamme i sintomi che davvero devono essere tenuti sotto controllo in questo periodo, perché è tanto facile scambiare una rinite allergica, un'allergia, un'influenza stagionale con quello che è il coronavirus. Anche solo un colpo di tosse adesso a noi mamme fa balzare il cuore, ecco. Beh, vorrei chiarire il concetto che questa tipologia di virus, è un virus che attecchisce molto più facilmente negli adulti, nelle persone anziane, nelle persone immunocompromesse e nelle persone con patologie croniche. E fortunatamente tralascia l'età pediatrica, in modo particolare i bambini molto piccoli, che in genere sono abituati ad altri virus che purtroppo sono abituati, il rinovirus, il virus influenzale, il virus parainfluenzale, a volte il virus sinciziale, quello lì che provoca purtroppo la tipica bronchiolite del lattante. E poi i rinovirus sono quelli che la fanno da padrone praticamente in questi periodi. Cioè, quelli là, le affezioni delle prime vie aeree. Ecco, parlare la differenza tra questi virus e il coronavirus, esiste una differenza sia per quanto attiene i sintomi, sia anche che il nostro Covid-19, il nostro purtroppo ancora Purtroppo presente, nostro, sì. purtroppo perché è presente in Italia, è iniziato come secondo paese. E da epidemia prettamente cinese, poi È diventata pandemia. Ecco, purtroppo un si è focus veloce sui sintomi, quelli davvero da tenere sotto controllo nei allora, bambini in questo periodo. non bisogna entrare in panico, nel senso che questo è un virus, ripeto, che predilige le persone, gli adulti e le persone molto anziane. I sintomi possono andare da un semplice raffreddore. C'è una rinite con febbricolo, febbre per alcuni giorni, oppure addirittura un bambino può essere anche un portatore sano, nel senso che ha una rinite, si tiene il Covid-19 per qualche giorno, I famosi asintomatici. sono quei casi paucisintomatici o addirittura raramente asintomatici.
e il bambino addirittura si può anche immunizzare. Però io ripeto sempre la frase che la nostra fortuna è che questo virus interessa poco l'età pediatrica. Bene, questa è una cosa che ci fa È stare, una. insomma, da un lato più tranquilli. Adesso io passerei subito la parola a Patrizia, la mamma di Jenny e Giulia, per le prime domande. Dopo Patrizia, poi ci saranno le altre, quindi iniziamo subito da lei. Vai Patrizia, a te la scena. Grazie, grazie Claudia. Buonasera, dottore. Allora, io per prima cosa le volevo chiedere se, diciamo, per questa fase 2, per il lockdown di cui insomma tanto si parla dopo il 3 maggio, noi potremo finalmente uscire, diciamo, con i bambini. Come dovremo comportarci? Nel senso, dovranno indossare le mascherine? Se dovranno, quali sono le mascherine ovviamente adatte a loro e soprattutto come faremo a convincerli a tenerle? Questa è la prima domanda, diciamo, che mi interessa. Questa è una gran bella domanda, dottore. Pratica di vita quotidiana. E ecco, terminato l'isolamento, mi auguro, tra qualche giorno, anzi, nei bambini sarebbe stato utile anche in periodo di isolamento, però fatto con criteri ben chiari, di farli uscire almeno mezz'ora, un'ora al giorno in un posto adeguato dove ci siano alberi, dove ci sia magari zone di mare e ma, sicuramente dove non ci siano assembramenti, molte persone, eccetera, per la mano con Sì, dottore, perché molti bambini che non hanno terrazzo o giardino sono chiusi in casa da più di un mese e quindi. non è un bene, non è un bene e mi auguro che al più presto possano riprendere la loro libertà con i loro genitori che Ecco, li quali accompagnano. precauzioni mettere in atto per far sì che possano uscire in sicurezza? Quello che chiedeva Patrizia, insomma, mascherine, Allora, cos'altro? in sicurezza, le mascherine, un bambino prima dei 3 anni è un po' difficile che riesca a mantenere la mascherina. Le norme Esatto. preventive in casi sono non tenere per forza corretto, ma fare sia la bocca che il naso, ma perché è un po' difficile, ripeto, prima di 3 anni, ma portarli in luoghi più, diciamo, isolati, ma salubri dal punto di vista dell'aria o del sole, che dove possono andare senza avere grosse conseguenze o paura di contagi. Bisogna sicuramente non portarlo in luoghi chiusi, poco areati, dove ci sono adulti, e queste sono le cose Quindi principali. prediligere passeggiate, diciamo, un po' più solitarie in luoghi mare, montagna, campagna, ecco, quindi zone. Il bambino nei primi anni di vita può essere paradossale, ma con questo virus è più forte rispetto a un adulto, nel senso che il bambino nei primi anni di vita ha fatto delle vaccinazioni, che oggi in Italia abbiamo un calendario vaccinale molto completo, che ci difende contro vari virus e batteri, dall'esavalente, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, varicella, addirittura anche rotavirus, quelli intestinali. Quindi abbiamo un calendario vaccinale e oggi le mamme sono molto attente al rispetto del calendario vaccinale. E poi i bambini nei primi anni di vita vengono stimolati immunologicamente con una certa frequenza. Il bambino ogni anno non piglia 2 o 3 volte la febbre. Quindi Certo. il suo sistema immunitario non è immunocompromesso, ma è un sistema immunitario Che in piena reagisce evoluzione bene. e reagisce continuamente. Patrizia, Fermo un'altra restando. domanda per il dottore, intanto, così facciamo entrare le altre mamme. Quindi concludo, Sì. lunghe passeggiate all'aria, dove ci sia prato, un bosco, una zona molto areata di alberi o in vicinanze del mare, lontano, ripeto, da persone in modo particolare adulti. Perfetto. Patrizia? Sì, io volevo anche chiedere, i bambini che hanno, diciamo, avuto qualche piccolo problema ai bronchi, insomma, che sono soggetti asmatici o ecco, come diceva il dottore,
da neonati hanno avuto la bronchiolite. Per esempio, la mia bimba, la piccola, a 7 mesi l'anno scorso ha avuto la bronchiolite. E sono, diciamo, più esposti, quindi dobbiamo prendere delle precauzioni particolari, qualche prevenzione. Allora, un bambino che subisce una bronchiolite magari nel primo, secondo anno di vita, in genere la bronchiolite è provocata da un virus sinciziale, che è un virus che ha un particolare trofismo per i bambini. Però la bronchiolite in genere è una patologia che si piglia una sola volta nella vita, a meno che poi un bambino non abbia una chiara broncolabilità o delle infezioni respiratorie ricorrenti, è un bambino sicuramente un po' più a rischio rispetto ad altri e va relativamente tenuto in Un po' più modo tutelato, ancora ecco, più in un po' più riguardato. modo da essere contaminato chi che sia. Perfetto, va bene, dottore, io la ringrazio per adesso e ringrazio Patrizia, la mamma di Jenny e Giulia, Grazie stata gentilissima a partecipare con noi e le a auguriamo buon compleanno perché sappiamo che oggi è il suo te. compleanno. E auguri da Grazie. Grazie tutto lo mille, staff Claudia, di grazie. Tutti, dalla redazione e da tutti. Ecco, Grazie. facciamo uscire Patrizia. Ciao Patrizia, facciamo entrare Ciao, Giulia. ciao, grazie a tutti. Arrivederci, dottore. Ed andiamo avanti. Adesso facciamo entrare le altre due mamme. Abbiamo mamma Giusy e mamma Anna. Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Ecco, Buonasera. allora partiamo da Giusy. Giusy è la mamma di Nunzia, una bimba di. Sì, di 14 mesi. Giusti, Ah, cosa vuoi 14 chiedere al mesi. dottore? Allora, io dovevo fare una vaccinazione alla piccola il 6 marzo, che ho rinviato per paura. Stamattina sono andata a farla. Ecco, volevo sapere se andava bene continuare a fare le vaccinazioni o sarebbe meglio finirle per un periodo di tempo. Lei Lei stamattina. Stamattina che cosa ha fatto? La morbillo, parotite, Morbillo, rosolia? parotite, rosalia. Benissimo, benissimo. D'accordo, ha fatto già le tre dosi l'esavalente, prima di queste qua. È così? Sì. A 2 mesi, a 6 mesi, a Sì. 12 mesi. D'accordo? Signora, lei ha fatto benissimo a vaccinare. È una mamma che sta osservando il calendario vaccinale, come va fatto nel primo anno di vita, e ha fatto benissimo a fargli anche la trivalente stamattina. Penso che le hanno detto che questa vaccinazione tra pochi giorni potrebbe portargli un po' di febbre, tra 5, 6, 7 giorni, Sì, è qualche o macchiolina. addirittura anche qualche macchiolina. E questo qua è un effetto della vaccinazione. Quindi Allora, non vanno sospese, ha fatto bene questa non mamma a vanno continuare secondo sospese, calendario. le vaccinazioni non vanno sospese perché non c'è ragione di sospenderle. Perfetto. Può capitare in corso dopo la vaccinazione, può capitare un episodio febbrile, un gonfiore della gambetta o del braccio dove viene inoculato il vaccino, ma è del tutto normale. Anzi, Normale. un bambino rispetto al calendario vaccinale più è protetto contro le malattie Varie, di vario genere, ecco, che in di questo vario periodo anche genere. le malattie Innanzitutto, esantematiche, insomma, iniziano a venire fuori. benissimo, innanzitutto sulle malattie per cui viene vaccinato, per cui si reca a vaccinare. Beh, che non sono poche, ma sono quelle là che nella prima infanzia sono le malattie che possono procurare seri danni al bambino. Quindi, perciò, sospendere le vaccinazioni è un errore, d'accordo? Ok, Giuse, Assolutamente un'altra vanno fatte. domanda per il dottore prima di passare ad Anna? Sì, siccome mio marito lavora ed è a stretto contatto con il pubblico, tra poco dovrebbe iniziare a lavorare. Ecco, come ci dobbiamo comportare? Questa è una domanda che non è facile. È a stretto contatto con il pubblico, ci sono categorie a rischio che purtroppo
possono contrarre l'infezione da Covid-19. Io, oltre che, non dico fare un augurio, ma voglio dire, quello che deve essere molto attento sicuramente deve essere suo marito, a seguire tutte le norme che escono per igieniche, non solo igieniche, comportamentali e di prevenzione che si devono osservare durante il periodo, durante l'orario di lavoro. Guanti, mascherina, distanze di sicurezza, insomma, rispettare il tutto al dettaglio. Quando torna a casa è buona norma gli abiti che ha indossato, magari tenerli in disparte, lavarli con una certa frequenza, farsi subito una doccia in modo da, non dico di essere sterilizzati, che è la parola più impegnativa, però sicuramente può aiutare. Però teniamo presente che pensare a un familiare contagiato o con incubazione coronavirus, insomma, questo qua non è una cosa che si può prevedere. Però, ripeto, il familiare può essere e deve essere molto attento a rispettare tutte le norme di prevenzione che gli danno sicuramente sul lavoro, perché i lavoratori... Sì, tutte le categorie adesso devono rispettare delle rigidissime norme di sicurezza. Ci sono delle linee guida che gli verranno date e ci saranno poi anche delle verifiche. Tenendo presente che delle categorie ad alto rischio verranno anche sottoposte a tampone faringeo con una certa frequenza. Perfetto, grazie dottore. Passiamo, grazie Giusy, passiamo all'ultima mamma. Abbiamo, ciao, abbiamo l'ultima mamma. Buonasera dottore, buonasera a tutti. Ciao. Anna, la mamma di dottore, Giuliano che ha 7 mesi e vai, 10 parto giorni. subito con la tua domanda, allora. Sì, volevo chiedere proprio perché diciamo ancora così piccolo e dovrò portarlo dal pediatra. Come devo comportarmi? Nel senso, non so, visto penso sia affollato come posto adesso, dopo questo periodo che possiamo tutti quanti uscire. Quindi, come mi consiglia di comportarmi? Guardi, 7 mesi deve fare la sua vita regolare di lattante. Ha subito lo svezzamento, ha avuto lo Sì, svezzamento, lo sta facendo. ha praticato le prime 2 vaccinazioni, così? Sì, Dico bene? diciamo ad agosto deve fare la vaccinazione del meningococco. Certamente. Deve fare la sua vita normale, nel senso che può uscire quando è una bella giornata, è ancora meglio quando è una giornata di sole, deve prendere aria nei posti adeguati. Non deve frequentare posti non solo Dottore, affollati, la mamma ma chiedeva in particolare come recarsi dal pediatra per le visite, per i bilanci. il pediatra. Allora, il pediatra, tenendo presente che lo studio del pediatra è frequentato da bambini, quindi, come abbiamo detto già dall'inizio, difficilmente contraggono questa infezione. Quindi non dovrebbe al 99, no, al 90, al 99% trovare un bambino che abbia il Covid in incubazione. È rarissimo un evento del genere. Però il pediatra, se lavora su appuntamento, è ancora meglio. Ecco. Deve intensificare le pulizie, può sembrare una parola banale, ma le pulizie del suo studio, intensificarle e farle con una frequenza maggiore rispetto a 2 mesi fa. Insomma, il bambino può andare tranquillamente dal pediatra. Certo, se va ci deve essere una ragione. Se deve fare un bilancio di salute, se non lo fa oggi, lo fa tra un mese, Non tra succede3 mesi, nulla, fondamentalmente. Se assolutamente. c'è una piccola urgenza, è giusto anche che vada, però grossi rischi nello studio del pediatra, i bambini non ne dovrebbero correre. Anna, hai ancora una domanda per il dottore prima di salutarlo?
Diciamo ne abbiamo fatte Sì, prego. tutte, essendo stata l'ultima, le altre già Hanno già hanno detto fatto le tutto. domande che volevo Ecco, io ascoltare, voglio insomma, le aggiungere una risposte. cosa, perché c'è una mamma che tra pochi giorni dovrebbe partorire, che ci ha mandato un messaggio e ci chiedeva come comportarci con le visite di un neonato. Ecco, sta nascendo questo bambino, tra pochi giorni verrà alla luce. Come comportarsi quando i parenti, gli zii, i nonni vorranno andare a dare il benvenuto al piccolo? Si deve comportare da mamma, si deve concentrare sul parto. Mi auguro che abbia fatto il corso di preparazione al parto, in modo sa a che cosa va incontro, l'evento bellissimo che l'aspetta, appena nato il bambino, dopo poche ore, lo deve mettere al seno. Prepari il capezzolo, lo metta al seno. Ogni ora, 2 ore, quando il bambino piange, perché è un suo diritto stare vicino a mamma, mangiare, sentirsi protetto e mangiare Per quanto quando riguarda i parenti che vuole. Lei vogliono si deve venire, concentrare esterni, i solo su queste nonni, gli zii, cose. ecco. Non si sente di nuovo. Si deve concentrare solo su questo, su come fare bene il suo lavoro e accudire al meglio il neonato. Che il neonato con questa infezione in atto, con questa epidemia che fortunatamente nella nostra regione sta scemando e di parecchio, leggo i dati epidemiologici quotidiani, non solo Fortunatamente. quelli dei nuovi contatti, ma anche degli ospedalizzati, e alla mamma e al piccolo neonato che gli auguro di avere in ottima salute nei prossimi giorni, appena nascerà, non dovrebbe proprio interessare la cosa. Ecco, quindi insomma, concentrarsi sul bimbo e non su parenti, visite e quant'altro. Va bene, io vi ringrazio, ringrazio il dottore per Devo. essere stato. Sì? Non riesco È di andata nuovo. via la linea. Va bene, volevo ringraziare il Paolina, se può. dottore Eugenio Sioccolo per essere stato qui con noi, per aver risposto alle domande delle mamme. Grazie alla mamma Patrizia che ha lasciato lo studio, grazie ad Anna Io e vi Giusy, che sono ancora qui con noi. ringrazio. Grazie a voi, buona serata. Vi Grazie a ringrazio voi. dell'invito. Grazie a voi. Mi auguro di poter essere utile in qualcosa e per qualche dubbio alle mamme presenti. Certo, dottore, D'accordo? adesso c'è tutto un po' Vi più chiaro, ringrazio sappiamo come ancora. affrontare questa Buon fase 2 in proseguimento. maniera un po' più serena, ecco, uscire, fare passeggiate, andare al mare, in montagna, stare all'aperto, non preoccuparsi troppo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine per i bambini Devono piccoli, fare. perché purtroppo sarà impossibile farglieli tenere, ma prediligere Giusto, luoghi dottoressa, dove. lei ha detto. Beh, Ecco, è dove non giusto, ci siano devono fare la affollamenti. loro vita da bambini. Devono fare la loro vita, non devono subire il trauma del Covid. Devono capire poco quello che è successo. Tante cose sono gioco. Anche mettere una mascherina a un bambinello che magari ha superato i 2 o 3 anni e lo accetta, come un gioco, e metterla quando è necessario. Va bene? Perfetto, grazie Un mille gioco deve allora. sembrare. Io saluto tutti, vi ringrazio per averci seguiti e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo approfondimento con TV City Interactive. Arrivederci.